Una delle chiacchiere preferite dalle commissioni e sottocommissioni ginevrine era questa: che la guerra, se s'avesse a fare, fosse almeno una guerra docile e senza troppi guai, umanitaria, dicevano, e del passato distruggesse il meno possibile. Non si possono impedire le crisi fatali della storia e siano almeno senza conseguenze, come se il mondo potesse affrontare la crisi di una strage per rimanere tal quale come prima. E i mezzi proposti non potevano apparire più imparziali, anche se ingenui. Convenzioni internazionali, controlli internazionali, commissioni internazionali. Il ministro Bottai, interpellato pubblicamente, precisava in modo nettissimo il problema. Quando un popolo entra in guerra, porta con sé il suo passato. Distinguere il popolo dalla sua storia significherebbe sottrargli ogni ragione ideale di lotta. Dichiaro subito che tutte le misure umanamente possibili sono state prese per impedire che le bombe nemiche abbiano a mietere vittime innocenti tra i documenti storici della civiltà artistica italiana. Castelli e impalcature incombustibili si sono levati in brevissimo tempo a contenere sacchetti di terra intorno alle parti vitali dei nostri monumenti. Muri di rinforzo, contrafforti e pilastri sono stati costruiti a sostegno dei centri statici, dei gangli costruttivi più importanti e sensibili per dare loro la possibilità di resistere ai colpi e ai contraccolpi più violenti. I tecnici delle nostre soprintendenze avevano pronti da molto tempo i piani di lavoro, i preventivi di spesa, le scorte di materiali e sapevano quali fossero in quelle venerande costruzioni i punti di minor resistenza, lo spigolo da rinforzare, l'arco da riempire, la trave da rinsaldare, la volta da inchiavardare. Al momento di fare non c'erano più problemi da risolvere. Gli operai si sono messi al lavoro e il lavoro era compiuto quando il fischio delle sirene ha rotto la notte.